Il programma è offerto da azienda leader nel settore Marra Trading SRL. Si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi. Produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura. Commercializzazione di silos europei per materiali polverosi. Effettua aggiunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino, telefono 0824 844722, sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio presenta Think, la voce della motivazione, del supporto e dell'ispirazione all'azione. Empatia, ascolto e dialogo per sostenere donne che inseguono piccoli e grandi sogni. Think, un programma di Olimpia Di Domenico. Bentrovati a tutti su CRT Radio, buon lunedì, buon inizio settimana. Oggi è il 29 novembre, ma noi torniamo un po' indietro di qualche giorno perché ci tenevo tantissimo a celebrare con voi questa giornata dello scorso giovedì 25 novembre, appunto la giornata internazionale della violenza contro le donne. Questa giornata in realtà fu istituita nel 1981 nel primo incontro femminista latinoamericano e caraibico svoltosi a Bogotà in Colombia, e venne deciso di celebrare il 25 novembre come la giornata internazionale della violenza contro le donne in memoria delle sorelle Mirabal. Le sorelle Mirabal sono tre sorelle che sono state coinvolte in una tragedia proprio il 25 novembre del 1960. Erano appunto Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, furono stuprate, torturate e massacrate a Santo Domingo. Non sto qui a raccontarvi questa lunga storia, ma vi dirò che le sorelle Mirabal erano tre donne di gran cultura. Erano ribelli, si opponevano al regime ed erano soprannominate mariposas, farfalle. C'è una farfalla bianca che prova a nuotare all'aria di chissà che il mondo mente. Vorrei darle di più di quel che posso dare, farle sentire più di quel che sente. Nai, nai, nai. Si posa una farfalla sulla spalla, oggi mi siedo e resto ad ascoltarla. Poi dice che non è più tempo di parlare, che poi domani è un'altra vita da incontrare. Dice ti prego mi porti al mare, avrei bisogno solo di capire se è giusto vivere quel che rimane. Ed io ti porterei in un posto dentro, in un posto dentro. E io ti porterei in un posto dentro, in quel posto dentro me. Posa una farfalla sulla spalla ed io non posso darle altro se non un addio, che il suo destino è fragile come la forza
forza, ma dice che oggi vola ed è lì la ricchezza. Rinchiude in un minuto 20 anni di cose. Il tempo in fondo è quello che noi gli affidiamo. Di quelle ali tra 100 anni chissà che rimane. Mi dice lascio ai bimbi il sogno di volare, ma ora ti prego mi porti al mare. Qualsiasi posto purché sia altrove, dove non servono più le parole. Ed io ti porterei in un posto dentro, in un posto dentro. E io ti porterei in un posto dentro, in quel posto dentro me. Radio CRT, Radio CRT. Working on a dream. Ed era un brano di Ultimo, Farfalla Bianca. Bene, ma quanto è difficile trattare questo argomento? Questo argomento non è mai semplice, è un argomento delicato, complesso e difficile, appunto, che purtroppo vede la donna protagonista suo malgrado. E sì, questa giornata non dovrebbe esistere. Eppure nel 2021, in meno di un anno, fino al 21 novembre 2021, le vittime sono già 109, di cui 63 morte per mano del partner o di un ex partner. Quindi questa giornata ha fortemente la necessità di esistere, di essere celebrata, ma non solo il 25 novembre. Il 25 novembre tutti i giorni. Io sono per questo. Ho visto tanti hashtag in questa settimana, ma forse l'unico che deve essere davvero preso in considerazione è proprio questo. Deve diventare un vero e proprio mood, deve diventare pane quotidiano. Omicidi, femminicidi, maltrattamenti e stalking sono sempre più diffusi. Impongono sia all'opinione pubblica sia agli specialisti di interrogarsi circa appunto le ragioni e le motivazioni. Perché bisogna sensibilizzare su questo argomento? Perché ancora oggi, al 2021, ci sono troppe vittime, troppe donne vittime di violenza. Sei diventata dura col tempo. Ti sei indurita forte in questi inverni, Ne hai prese di botte tu, di delusioni, di sconforti, ne hai dette di c'ero quasi. Quanti quasi per un pelo hai vissuto? Quanti e vabbè ti sei ritrovata a dire? In quanti ti hanno amareggiato che ora ci sorridi un po' su, che la parola amareggiata è composta da amare e reggia? Ma tu lo sai benissimo che l'amore non può essere rinchiuso in uno stabile appariscente. E ti sei indurita negli anni, tanto che i bambini a volte ti scambiano per un tronco e dicono alle madri, mamma, ma che albero è? E la mamma risponde, giù quella mano, non indicare, non è un albero, non lo vedi che è una ragazza. Sta solo passando momenti molto duri, ma vedrai che rifiorirà. Ti sei indurita col tempo, Quanti te ne ha fatte la vita, quante botte, quanti colpi, quante guerre combatti nei tuoi silenzi, in camera, con una sigaretta e un libro che sottolini quando rivela parole che forse potranno esserti d'aiuto. Quanto ti sei fatta dura col tempo, così tosta, così roccia. Ciò nonostante, hai ancora quella sana sensibilità di lasciarti nel cuore un piccolo spazio, gentile e fragile, sperando che la prossima volta sia quella buona. Un bellissimo monologo di Joe Evan, uno scrittore, cantante e poeta che riesce veramente a cogliere delle sfumature molto molto interessanti. Quando una donna si identifica in queste parole, significa veramente che lei si è spento un qualcosa, e nella donna si spegne un qualcosa quando viene inibita, quando viene mortificata, quando viene umiliata. Cos'è la violenza? Da dove parte la violenza?
cosa inizia ad essere violenza. C'è una forma di violenza che viene raccontata sempre molto poco, perché a differenza delle botte non lascia lividi evidenti, esterni, ma fa dei danni all'interno, fa dei danni inauditi. È molto difficile da dimostrare, ma facile da riconoscere. È la violenza psicologica, che è grave quanto la violenza fisica, attenzione. Quasi sempre la violenza fisica viene preannunciata da quella appunto psicologica. Io sono una life coach che negli ultimi 2 anni ha seguito progetti motivazionali e lavorato esclusivamente con le donne, e ho sentito tante storie, ascolto quotidianamente tante storie, e devo dire che le storie di donne che subiscono violenza psicologica prima e fisica dopo sono sempre storie, sono sempre donne che non ne vogliono parlare, non ne parlano facilmente, ma te ne accorgi dagli occhi spenti. E quando in una donna si spegne la luce negli occhi, significa che qualcosa non va nella sua vita, non va nel suo rapporto, e nella maggior parte dei casi qualcuno sta inibendo la sua personalità, i suoi desideri, i suoi sogni. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza, di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. E ripetevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione, ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi, sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza, di te so stare senza, non sei necessario la mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza, di quel che è stato non resta. Che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza, di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. Se pensa, quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza.
di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza. Radio CRT, Working on a Dream. Radio CRT, Working on a Dream. E invece pensa, nessuna conseguenza. Meraviglioso testo di Fiorella Mannoia, nessuna conseguenza. Sì, perché